adesso intervistiamo Marta Becchis, un attimo, che ci ha illustrato i locali aperti qui a Torino per andare a mangiarci una pizza, perché la partita 11:15, capisci che... No, dai, abbiamo vinto, quello era l'importante. Adesso quando si libera potrei cantare una canzone. Allora facciamo il Sarabanda Vips, adesso vi canticchio una canzone e voi indovinate che canzone è. Seria oggi. Che canzone è? Questa è difficile! Questa è difficile! È più di te! Questa è difficile! Riparla! Zitti, per favore! No, la ricanto! Adesso, cosa possiamo chiedere a Marta Vips? No, Marta Becchis! Allora, facciamo un riassunto di quello che già abbiamo chiesto prima io e Sara alla Marta, che ha subito un infortunio mentre giocava nell'ultimo set, ha sbattuto contro la capitana Borgogno, quindi adesso ti dobbiamo intervistare, quindi è andata subito negli spogliatoi per farsi scrocchiare la schiena. Adesso sta molto meglio, adesso settimana prossima saltano la partita perché avrebbero giocato con, non so se Cremo Modena, quindi riposano. E orecchie di Kaczynski, ha detto. E niente, adesso magari diciamo, abbiamo parlato anche degli Set Game che organizzerà ancora per quest'anno a Novara, che è una manifestazione interessantissima, chi ama il volley, il beach volley non può assolutamente mancare, quindi anche la Vips verrà quest'anno. Quando? Di solito è giugno, fine giugno, inizi di luglio, e nel centro di Novara si svolgerà questa manifestazione dove ci sono un po' tutti gli sport. Diceva, ci anticipava Marta, che ci saranno degli sport in più. Io le ho proposto di fare invece delle squadre, delle partite di beach, però miste, squadre miste, uomo donna, più interessante. Le intervistiamo? Intervistiamo. Vai. Sta parlando ancora. Sta parlando. A ciaccola o? Devo fare un'altra canzone? Sì, dai, potresti. Così tanto è che Marta, purtroppo non sono al tuo livello, non sono brava come te, quindi non posso misurarmi in canti. Però magari Filippo potrebbe cantare. Facciamo una Sarabanda Vips. Che canzone facciamo? Decidiamola prima. Dimmela. Non lo so. Non ancora, adesso sono loro. Tu che sei? Licis. Ma se la diciamo la sente. Io la squadra, la seconda squadra, dai, ok. Pronto? Uno, due, tre. Felicità. Non devi fare. Hai ragione. Non facciamo felicità. Un'altra. Non lo so, ci siamo giocata l'unica che sapevamo. Io non la so. Filippo non sa un cavolo di canzoni. Tu invece? Io so tutte le canzoni straniere, italiane. Infatti siamo il Favo. No, aspetta. La possibilità di noi siamo di Torino. Ok. Stavolta ce la faccio, Uno, due, tre. Giorgia. Come saprei? Grande! Ha vinto Sara! Dai, che riso hai fatto! È la prima volta che indovino una canzone. Cazzo, mi hanno detto, facciamo felicità a vedere se la indovina lei, che la fa sempre. È la facile. Adesso intervistiamo la Marta Becchis appena finito. Vai. Sì, è un messaggio a me, va bene. No, è un messaggio a lei che sta cercando di avvicinarsi sempre più. Stava sempre più e di lì. Vai che tu sei. Allora, ti facciamo una domanda. Ma vai vicino. Ti facciamo una domanda. Io faccio lo sfondo. Sì, no, stai anche tu. Domanda semplice. Sì. Sei felice? Sì. Finiamo con l'intervista. Dovrei esserlo. Cavolo, abbiamo vinto. Ti trovi bene? Sei contenta? Sì, sono nella mia città che stasera voi andrete a conoscere. Sono contenta. Abbiamo vinto questa sera, 3 punti fantastici contro Piacenza, dove abbiamo perso 3 partite malissimo. Come? Questo è malissimo. Benissimo com'è, scusa? Benissimo. Ah, ok. Non lo so. Va bene, adesso Marta ci indicherà dei locali bellissimi. No, per i locali torinesi chiedete più a lui. Io mi faccio portare, perché nonostante sia di Torino, dopo 6 anni ritorno qua, ma hai letto presto, non frequento. Vado a letto presto e poi mi faccio portare dalle, dai miei amici, dalle mie amiche. Quindi è più lui che è più
tu sei torinese? Mi sento responsabile in questo momento della vostra serata. No, ma una roba sopra non c'è. Cos'altro possiamo chiedere a Marta? Possiamo fare. Vuoi cantarle una canzone dato lo stile? Dai, dedicami una canzone. A cantare seria però. Ah, io non so cantare, abbiamo visto quando ha fatto il video per la Igor là di... Vabbè, ma fa niente. Happy Day. Oh, happy day. È il pensiero day. Che conta. Oh, happy day. Un po' più attuale. We are the champions, questo che avete vinto. Ma no, vabbè, dai, un po' più attuale. Non ce la posso fare. Allora. Se ci sono suggerimenti. Tu mi porti su. E poi mi lasci cadere. E poi mi lasci cadere. È troppo attuale. Sì, adesso. La mia età, sai, quella. No, basta. Stasera l'inventiva per le canzoni non c'è. Quindi salutiamo Marta Belkis, che l'abbiamo già trattenuta più che per il dovuto. E... ciao. E buon campionato. Grazie anche a voi.